Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la rapida recensione video dedicata allo Share Center di Link. Abbiamo avuto modo di utilizzare questa cartella di rete, questo NAS, adatto ad essere utilizzato espressamente in ambito domestico. Ciò non toglie che possa essere impiegato anche nei piccoli uffici, tuttavia, come vedremo a breve, per prestazioni diciamo è più indicato per l'ambito domestico. Tipicamente la condizione di utilizzo potrebbe essere per esempio quella di piazzarlo in salotto e sfruttarlo come metodo di memorizzazione di foto, video, musica da condividere con la propria famiglia, con il proprio media player, tanto è vero che esiste in diversi tagli, da 2 tera, da 4 tera. Potete metterlo in condivisione senza problemi, vi abbiamo fatto una demo software dove mostravamo come si comportava nella gestione utenti gruppi, funziona bene nel momento in cui decidete quindi di impostare N utenti all'interno di M gruppi, potete gestire diciamo con ampia libertà la condivisione all'interno del medesimo. Avete una connessione gigabit a bordo, quindi avete l'attuale versione più veloce disponibile sul mercato per quanto riguarda le più diffuse tipologie di connessione cablata, quindi non avete colli di bottiglia da questo punto di vista. Il disco di rete in questione ha anche un buon spazio di manovra, come appunto vedrete nel momento in cui andate a dare un'occhiata al software, alla demo software che abbiamo realizzato. Il tutto si configura accompagnandosi con prestazioni interessanti. Come vediamo, infatti, questo sistema targato di Link è in grado di sfruttare in lettura e scrittura. Ovviamente noi abbiamo fatto questi benchmark in RAID 0. Non avevamo moltissimo tempo a disposizione, infatti siamo presso di Link, dovevamo appunto testare lo Share Center e altri dispositivi di rete, tra i quali troviamo anche un recorder per delle camere, e le camere appunto parliamo del modello DCS942L, quindi vedremo di racchiudere il più possibile di queste prove. Nello specifico vediamo quindi come si comporta questo NAS 320, e vediamo che le prestazioni non abbiamo registrate in RAID 0 perché esiste comunque anche il supporto RAID 1, perché l'unità in questione è formata da 2 dischi, o l'utility di configurazione JBOD. Tuttavia RAID 0 dovrebbe essere la soluzione che garantisce le migliori performance. Se dovete avere protezione dei dati, si consiglia caldamente l'utilizzo del RAID 1 in modo tale da avere appunto il mirroring dei dischi. Abbiamo utilizzato LAN test e NAS performance tester, utilizziamo sempre questo paio di benchmark perché sono sufficientemente validi, compatti e funzionali. Sono anche free, tra le altre cose, che permette diciamo a chiunque, quindi voi potete tranquillamente ripetere tutti i test che andiamo a eseguire noi. Come vedete abbiamo LAN speed test, nello specifico abbiamo bytes per second, parliamo di 20 e 78, 21 e 41 rispettivamente in scrittura e lettura, 22 e 44, 20 e 42, quindi possiamo diciamo riassumere in circa 20-25 per quanto riguarda la scrittura e un 50-60 50-55 per essere precisi, per quanto riguarda la lettura. Procediamo ora con la visione di NAS Performance Tester. Come vedete in questo caso abbiamo sempre 5 passate, tra le altre cose, così da stabilizzare un attimino le prestazioni. Abbiamo 25-41, 23-48, 22-51, 22-48, 21 e 51. Come vedete noi abbiamo effettuato diverse passate, abbiamo fatto dalla passata 100 alla passata 2000, ci mancherebbe la passata 4000, ma come al solito si presume che le prestazioni non vadano a cambiare sensibilmente. Fino ad oggi l'andamento appunto delle prestazioni è abbastanza omogeneo.
Per quanto riguarda il test in RAID 1, si presume, proprio perché appunto per questioni di tempo in questa occasione non c'è stato modo di realizzare tutto il completo portafoglio di test, si presume siano leggermente inferiori. Tuttavia possiamo appunto stabilire intorno ai 25 MB per secondo scarsi in lettura e intorno ai 55 MB per secondo, sempre leggermente scarsi, per quanto riguarda la lettura. Quindi abbiamo una scrittura-lettura di un valore di scrittura pari a circa la metà della lettura. Questo ovviamente parliamo del NAS 320 di D-Link, quindi parliamo dell'entry level, sufficiente comunque per poter gestire il vostro archivio musicale, fotografico e di vari videoclip che potete aver ripreso per esempio quando andate, quando siete stati in vacanza o quando andate dagli amici, quindi è sufficiente per poter condividere con la propria rete domestica i propri contenuti multimediali. Quello che non potete andare a chiedere, viste le prestazioni appunto, è un utilizzo massiccio da parte di molti utenti e questo insieme di molti utenti va di volta in volta a saturare la banda con un quantitativo massiccio appunto di dati. La banda è appunto quella che vi abbiamo mostrato, quindi nel momento in cui voi avete per esempio un lavoro di backup, quindi un'immissione generalmente corposa di dati all'interno del NAS, consiglio personalmente, onde utilizzare con facilità e soddisfazione il NAS in questione, consiglio di ipotizzare questo lavoro appunto di backup nottetempo, così non ci sono particolari problemi, ipotizzando appunto che la fascia notturna sia quella meno utilizzata in ambito domestico. Se impostate comunque il lavoro di backup quando la rete non viene utilizzata, quando il vostro NAS quindi è libero, andrete a utilizzare i vostri per esempio 4 terabyte di spazio a bordo senza problemi, andrete quindi a riempirlo con i dati di backup in modo tale da poter ripristinare eventuali dati e utilizzare quindi con soddisfazione la vostra unità di rete. Per invio massiccio appunto di dati essenzialmente mi riferisco a un backup che normalmente sono giga e giga di roba. Detto questo, per quanto riguarda le tradizionali il tradizionale utilizzo, le tradizionali feature che vengono sfruttate in ambito domestico, quindi condivisione di spazio, trasmissione di streaming video, condivisione poi di archivio musicale e fotografico, non ci sono problemi perché appunto la banda che raggiunge il sistema in questione è sufficientemente ampia da permettere un utilizzo tradizionale appunto di questi sistemi e di questi servizi di rete. La recensione in questo caso è un po' più corta del solito proprio perché abbiamo avuto meno tempo a disposizione. In ogni modo, questo entry level di Link, perché parliamo appunto di un doppia baia entry level targato di Link, c'entra il target di riferimento. La recensione è finita, a breve arriverà ovviamente quella scritta, così appunto da rendervi disponibili tutti i vari screenshot che noi abbiamo catturato durante le nostre prove, così da darvi una panoramica più ampia possibile. Se avete dubbi, domande, curiosità, come sempre siamo a vostra disposizione, pertanto ora vi ringrazio, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.